Ciliega, presente, Borrelli, Luciano, presente, Caiazzo, Torri, Cirillo Giuseppe, presente, Cirillo Vincenzo, c'è, momento non è in aula, non è assente, Colella, Sergio, assente, del prete, presente, Esposito Adalia, presente, Rocco Salvatore, Cirillo Vincenzo, quindi è presente, modifico, presenza, Gaudioso, presente, Rinaldi, assente, Guarge, assente, Rosato, assente, non lo vedo, Rosario non c'è, Sante non c'è, Barazzo, Nico, presente, Cerino, presente, Grazie.
presenza del singolo metropolitano, fosse un reinsediamento o un anno di assenza, ma la felicità di un nuovo insediamento è, rispetto al reinsediamento del singolo metropolitano, assolutamente la migliore. Posso? Sì, sì, prego. Buongiorno a tutti, a nome del gruppo Progressisti Riformisti, anche noi diamo il benvenuto alla consigliera metropolitana Marianna Saliero, le facciamo un grandissimo in bocca al lupo per un proficuo e utile lavoro nell'interesse di 91 della città metropolitana. Abbiamo avuto modo di incontrarci già in qualche occasione e ho potuto apprezzare lo spirito deciso e fermo della consigliera, sono sicuro che sarà come si così come gli altri 24 consiglieri di questa amministrazione di grande aiuto per la crescita del nostro territorio. In bocca al lupo e benvenuto. Grazie. Grazie, ci sono altri interventi, prego. Posso sentire? Prego, prego. Consigliere Lara, un gruppo, io faccio il mio lavoro e di un buon lavoro perché comunque fai parte di un gruppo politico 5 Stelle che ha una visto che tu hai preso pochi voti, pochi voti, noi ci aspettiamo che il sindaco almeno dia la testa a qualcuno che ha preso qualche voto in più, che rappresenti e che rappresenti anche un po' il territorio in modo più evidente. Poi un'altra cosa, sindaco, io visto che noi facciamo parte della città metropolitana, il 25 maggio il sindaco di Quevalle, il sindaco di Nota ha avuto una pressione. Noi, allora, io come consigliere della città metropolitana, senza parlare poco di legalità, quindi visto che noi siamo in città metropolitana, io mi associo al sindaco di Nota e ai suoi consiglieri che anche precedentemente hanno avuto aggressione, quindi visto che sui giornali, sulla stampa si fa sempre il nome di Manfredi come sindaco di Napoli, secondo me è un errore madonnale perché Manfredi fa anche il sindaco della città di Roma, questo va corretto da stampa, perché se noi non diamo un peso giusto a due consiglieri della città di Roma, tu che fai il sindaco della città di Roma e si sente solo parlare del sindaco di Napoli, vuol dire che noi con i consiglieri della città di Roma non possiamo andare anche a casa, perché noi che siamo sui territori, che governiamo da due comuni, dobbiamo dire questo. La prossima volta si fa, ovviamente, sempre per piacere. Quando intervistano il sindaco di Napoli, piglia a questi signori che fare anche il sindaco della città di Napoli. Questa secondo me è una convenzione che va fatta quando firma. Poi un altro episodio sgradevole che è successo anche dalle nostre parti, a Santa Anastasia. Io faccio un applauso alle forze dell'ordine del mio paese, questo Napoli, il castello di Serra, che nel giro di pochi giorni, anzi 24 ore, hanno subito ha preso questi due delinquenti che hanno sparato in passata, diciamo, fuori a questo fatto. Quindi un gruppo Napoli 2 con il colonnello di Tullio al mondo informativo, faccio i miei complimenti anche da parte tua e da parte del Consiglio di Roma. Grazie. Sì, grazie per questo tema. Anzi, un'altra cosa, però, scusa, visto che diciamo, ci vediamo poco, sappi che le questioni personali non vanno con la politica, io chiedo all'intero consiglio di fare qualche azione forte sui nostri territori per quanto riguarda i tuoi consiglieri, perché noi siamo tuoi consiglieri, come noi siamo consiglieri della città di Roma di tutti i 92 comuni, quindi fare qualche iniziativa forte sui territori per quanto riguarda questi gravi attacchi alle istituzioni che hanno i sindaci. Quindi noi dobbiamo operare come città metropolitana, non come sindaco, perché il sindaco di Napoli è una cosa e il sindaco della città di Roma sono due cose distinte e separate, anche se tu fai parte di tutte e due istituzioni. Quando prima la Lega e il partito di centro-destra cambiano questa riforma, perché mi sembra una riforma anche sbagliata. Poi un'altra cosa, sindaco, scusami, l'ultimo mese sono successi degli episodi sgradevoli, saranno dei colpi, però se non riusciamo a risolvere il problema dei posti, altro, dove io vengo aggredito da persone al di fuori del consiglio, e anche qualche assessore può chiedere a fare
quando qualche persona che prima ha dato comune e non riesce a risolvere il problema, vuol dire che è una cosa grave. Poi io ho scritto una lettera al sindaco, non so se tu l'hai ricevuta, la lettera che ho scritto. Non ho avuto risposta, visto che adesso sono qua, è giusto dire queste cose in conflitto pubblicamente, perché non è possibile che gli schieri di autorità vengono, oltre a non venire retribuiti, vengono anche aggrediti. E tu che sei il nostro padre di famiglia, perché tu sei, devi essere il nostro padre, e non ci puoi dire che questa è una cosa molto grave, sindaco, questa la voglio dire pubblicamente, perché io da domani in poi, se devo venire alla città di comunità, devo essere credito da qualche tavolista in confronto con i vigili del comune di Napoli, così non va bene. Va bene? Grazie. Ci sono anche interventi, io volevo solo fare una. Più lontani, più periferici e di avvicinare
quella della centralità, che per ragioni logistiche, ma anche per ragioni anche come la prima, che mi chiedeva il suo impegno, soprattutto anche di territorializzamento abitato. Ne condivido soprattutto il programma della vita senza sostenibile che da partito per cui spero quanto prima costituito e lavoro di altri. Io però ancora poco tempo, ringrazio consentiti ringraziamenti personali ai consiglieri che hanno espresso l'anno scorso la loro fiducia volendo attestare con la mia presenza oggi. E ringrazio agli attivisti del gruppo di lavoro che infatti stamattina sono più presenti come da sempre, mi accompagnano nella scelta politica, nelle sale amministrative, ma anche adesso nei lavori consigliari. E ringrazio ai consiglieri del gruppo di Movimento 5 Stelle, che mi hanno accolto e sono certa di un proficuo lavoro di condivisione. Grazie. Dove la nominare, insomma,
quarto delle spese di prestazione dell'Agenzia delle Entrate per l'operazione del funzionamento quotidiano del numero 125 della posizione sanata del patrimonio disponibile per cui sulle per come si è quindi passiamo all'approvazione dello schema di rendiconto. Consigliere Sardegna, lo faccio adesso, lo faccio con immenso piacere.
metropolitana, saluto con affetto il consigliere Cioffi, con il quale ero particolarmente legato, una persona molto disponibile, per bene, simpatica. Abbiamo, e non è vogliono gli altri, perso un punto forte di riferimento, una persona per bene, e ne acquistiamo un altro con un nuovo percorso. Quindi sono davvero felice di questa partenza. Ti ringrazio e credo che sarò sempre disponibile a creare qualcosa di nuovo, di innovativo, di costruttivo per la città di adesso, di trovare un po' di accoglienza. Grazie. Grazie. Grazie, buongiorno. Io farei gli auguri alla mia consigliera Salerno e salutare il consigliere Salvatore Cioffi. Faccio gli auguri a Vincenzo Cirillo come nuovo consigliere delegato. Prima il consigliere chiedeva il perché, perché non ce lo dobbiamo chiedere oggi. Se ce lo dobbiamo chiedere già subito dopo l'elezione di questo consiglio metropolitano. Perché noi dimentichiamo che la legge è una legge perfetta, così come sancito a chiare lettere dalla sentenza della Corte Costituzionale al 140 del 2021, il quale a chiare lettere ha detto che il presidente della provincia, seppure in via indiretta, è eletta dai cittadini, il sindaco metropolitano non è eletto dai cittadini, neppure in via indiretta. Tanto è vero, come nel nostro caso, il sindaco metropolitano rappresenta una minoranza dei cittadini dell'interare metropolitano, rappresenta la comunità, pari a 1 milione di abitanti rispetto ai 3 milioni di abitanti. Quindi il problema è questo, il solito intervento che abbiamo fatto nel primo consiglio metropolitano, perché quando ci sono state le elezioni qui in città metropolitana lo scorso mese di marzo 2021, non c'era un governo di maggioranza. Ognuno di noi si candidava in una lista e in base ai voti di quella lista noi rappresentiamo i territori di un altro comune. Il sindaco, del tutto autonomamente, ribadisco, il sindaco che rappresenta una minoranza della regione, di tutto autonomamente ha deciso chi doveva stare alla posizione e chi doveva stare in una presenza. Ovvio il sindaco ha deciso. Io rispetto della realtà formale dov'è? Non stiamo rispettando né la sentenza della Corte Costituzionale né il principio sbagliato della legge del Rio della 56 del 2014. Noi oggi abbiamo una presenza pubblica invece. Voi dite mangiare, ma esci tu sei qua, tu sei, la facciamo, mettiamo la lavagna in buono e grazie. Prima il Consiglio del Paese dice una cosa importante, che dovrebbe essere il principio fondante di questo Consiglio, e noi rappresentiamo l'altro comune. Ma adesso in tantissime occasioni, tra i nostri cittadini, Vincenzo, e anche tu, Letta, tu stesso, non è avvenuto. Come legittimità, 10 milioni di anni, un milione di altri 15 comuni. Ma la funzione dov'è? E molto probabilmente la stessa cosa per anche la festa di Napoli, 350.000 euro alla comunità, e dobbiamo dare 700.000 agli altri 91 comuni. Perché altrimenti la festa di Napoli la fa la città di Napoli, la città di Napoli non è solo Napoli. I tifosi, le feste, stanno con gli altri 91 comuni e dobbiamo dare la possibilità di farlo. Altrimenti stiamo facendo un'altra cosa. Stiamo facendo una spostata del comunità. Così come e abbiamo un dovere della maggioranza opposizione, così lo facciamo anche per il finanziamento. Se questo è il principio, vuol dire che qui non si sta rispettando il principio della città, di che cos'è la città metropolitana di Napoli, non solo la città di Napoli. Grazie. No, io volevo fare una precisazione, perché evidentemente non c'è una dimestichezza del concetto di numeri, perché devo dire,
io che ho sempre considerato il senso della città metropolitana come unità, mi da un po' l'effetto che si dice che il comune di Napoli è la minoranza della città metropolitana, perché il Napoli è il capoluogo della città metropolitana, e quindi c'è una conformità di sé. Lo dico io, ho sempre rappresentato la provincia, quindi so bene quali sono i rapporti. Da questo lato ci sono consiglieri metropolitani che rappresentano ben più del 70% degli abitanti della città metropolitana. Quindi il fatto che sia espressione della minoranza, penso che sia un'affermazione che lascia veramente il tempo che trovo, perché questi sono minoranze, quattro consiglieri metropolitani si definiscono minoranza e che quindi a un certo punto rappresentano, però molti cittadini anche sono considerati la stessa maniera. Poi si dicono anche le cose imprecise, perché sulla festa del Napoli le risorse sono date solamente ai comuni della provincia, ma il comune di Napoli si è finanziato su queste note, quindi esattamente il contrario di quello che dice. Quindi prima di dire delle cose bisognerebbe un po' fare insomma qualche considerazione, perché sui piani diciamo di integrati urbani l'area metropolitana ha avuto molto di più di quello che il comune di Napoli, mentre tutte le altre aree metropolitane d'Italia il comune di Napoli quindi evidentemente si parla di cose che non si conoscono bene, quindi prima bisogna fare un approfondimento sui temi e poi dopo possiamo discutere nel merito delle questioni. Mi dispiace però
dentro del tuo, dei tuoi ragionamenti che hai fatto dall'inizio, quando ci siamo incontrati, quando hai preso delle decisioni, seppur legittime, seppur sollevate da numeri, seppur voglio dire con chiarezza interpretato in questo consiglio metropolitano, attraverso le tue decisioni, cambiato la lettera, attraverso le tue decisioni però emerge l'incongruenza totale del comportamento, non è più conseguenziale. Se all'inizio hai detto queste sono le mie linee di guida, le mie linee programmatiche, scusate, interpreto la stessa maggioranza che ho con me di Napoli, la interpreto come la stessa maggioranza che mi sosterrà, che mi sostiene in città metropolitana, e io personalmente l'ho contestato più volte questo ragionamento, e io personalmente l'ho sottolineato più volte nelle nostre sia le elezioni di secondo livello, per cui il sindaco, anch'io da candidato sapevo chi era il sindaco di città metropolitana, tu hai scelto di decidere e più o meno la stessa maggioranza che avevi da condannato, se prendiamo del sottoscritto sul tuo parole. Con questa nomina emerge del nulla, o non ci credi al tempo, o non ci credi oggi, o la posizione che hai avuto al tempo era sbagliata, o è sbagliata quella di oggi. Non c'è un'altra possibilità. Con l'entrata della maggioranza del gruppo Carriera Umanistica viene meno tutto quello che tu stesso hai stabilito all'inizio di questa consigliatura e che io più volte ho sottolineato per la sbagliata e che nei fatti oggi non osservo diversi. La stessa questione della Safra, che è una volta che ci abbiamo detto più volte, è un passaggio difficoltoso, non lo facciamo, a volte di conti ci dà che siamo sulla strada sbagliata, ma abbiamo detto che poi questo consiglio metropolitano è ancora oggi partecipante della regione. Sembra tanto che tutto quello che diciamo noi, seppur non accolto in questo consiglio metropolitano, poi da quest'aula lì bomba di bomba forte. Non so adesso come prendere questa nuova tua decisione, se è un ampliamento della maggioranza, se cade come adesso magari come diciamo. Sono convinto che però è un percorso sbagliato. Il mio invito è a tornare al ragionamento che ci facevamo ci 10-4 all'inizio di questa legislatura. Sediamoci, mettiamoci insieme. Non facciamo più questa differenza tra maggioranza e opposizione, oppure minoranza e maggioranza. Ragioniamo sui temi e noi siamo pronti a collaborare senza deleghe, senza chiedere nient'altro, però vogliamo non essere più definiti in minoranza. È ingiusto nei nostri confronti, è ingiusto nel tuo modo di percorrere la politica della città metropolitana. Città metropolitana dalle tante, da Napoli città e a tutti i nostri comuni. Io spero che il giro l'anno prossimo sarà più contento di Napoli, perché so che tu già l'hai annunciato che ritornerà. Campagna, spero che ci saranno altri comuni da cui belli rappresentati dai sindaci presenti potranno anche loro avere il piacere di essere importante una meta del giorno della propria città, la città che rappresentiamo. Sì, è il momento di fare un salto di qualità, è il momento di chiamare allo stesso tavolo la maggioranza di minoranza di definire finalmente che città metropolitana, essendo un'anomalia legislativa, non dipende da noi, dal consiglio né da te, però se è un'anomalia legislativa è il momento che tu la sali in torno. Non è possibile, non è da te uno scambio di controllo per prendere quattro consiglieri della minoranza che passa in maggioranza. Non avere il tuo modo di essere, non posso immaginare che tu possa garantire un artificio del genere. Alla luce del sole, la minoranza non esiste, se si chiama non una maggioranza, ma parte attiva dell'amministrazione del Consiglio Metropolitano, nient'altro. Altrimenti, voglio dire, l'alto
l'alto pensiero di cui ho idee, io personalmente mi inizia a dire meglio, perché devo essere sincero, non posso pensare che tu possa essere un mezzo attraverso il quale il consigliere di città metropolitana esce dall'opposizione, entra in maggioranza dell'Europa, non è quella cosa. Questo credo che sia per lo meno poco edificante per noi di città metropolitana e non rispetta assolutamente il contrario di quello che tu hai dichiarato nel Consiglio metropolitano che abbiamo iniziato questa avventura. Una bellissima avventura. Innanzitutto voglio fare gli auguri a Marquazzo, che è stato rieletto consigliere comunale, che complimenti, gli auguri a Sabino per l'insistenza al sindaco. Voglio benvenuta Mariana, siamo anche contentati per cui collaboreremo in Cervello, magari di quale che vuote nostro consiglio, per cui è un piacere avere con noi, è un piacere collaborare con te, con il gruppo di Cinque Sfide. Ce ne faremo una ragione, poi perché salutiamo Cioffi, a cui al di là dei distinguo ci lega anche un affetto del personale, ha fatto una campagna elettorale che ha combinato molto difficile, molto particolare, dopo ha subito anche un'aggressione, una mica aggressione, per cui salutiamo Cioffi, ci fa piacere in qualche modo che lui continua a collaborare con questo consiglio di comunità. Avremo, se avremo mezzi modi, infatti, continuare a partecipare con noi, una bella compagnia di Trapugliano, dove il sottoscritto comunque ha avuto un bel risultato, una lista personale, per cui sono contento. Poi, un pensiero a Leonina, cittadina è morto, sarebbe opportuno magari se ci fermiamo un attimo di salutare. Un'ultima cosa sulla festa dei Napoli. Io sono convinto che il brand Napoli vada valorizzato in tutte le sue forme, con quante più cose si possono fare, quante più spese si possono mettere in campo Napoli, comuni della provincia, dappertutto, facciamo. Impegniamo risorse, soprattutto quelle cittadinanze, per rendere Napoli a livello mondiale di quello che ha, che deve avere. E d'altronde sono contento, nonostante la strada di Maradona, hai trattato un po' male così, per questi tutti che fai bene, sto volendo la tua conversione, fatta pubblicamente, per cui adesso possiamo dedicare la città della comunità a un sindaco che ti fosse del Napoli. Grazie. Grazie sindaco, saluto i consiglieri, ascoltare la provincia mi appassiona sempre di più perché con il suo modo di esporre questioni è sempre per me un momento di grande apprezzamento e insegnamento, perché Massimo è uno di quei sindaci attenti sul suo territorio, una persona che le cose non le manda a dire. Però permettetemi di fare alcune considerazioni per chi come me ha vissuto una doppia esperienza in città metropolitana, esperienza con il sindaco De Magistris, che abbiamo finito l'esperienza con il civico, con il consigliere Marrasco, l'ultimo persone della legislatura che governava il codice di vice sindaco della città metropolitana con Cirillo. Tema era sempre quello, da una volta che uno di questa metà ricordare la felice che non viveva quei momenti, c'è una il sindaco della città metropolitana come mai avviene in consiglio metropolitano.
E la stessa cosa oggi, in qualche modo, si lamenta di questa situazione. Però io apprezzo il sindaco della città metropolitana. Non lo dico perché sono di parte, posso essere di parte, perché il sindaco metropolitano, essendo noi elezioni di secondo e elezioni di secondo livello, siamo eletti, rappresentiamo una delle due comuni. C'è uno spaccato diverso di impostazione della relazione con il sindaco, dove non c'è un sindaco assoluto, ma c'è una squadra che fa dura per portare avanti i progetti. Questo è il metodo di Gaetano Manfredi, dove dal primo momento ha dato spazio e continua a dare spazio ai consigli metropolitani sulle iniziative che vogliono portare in campo. Sicuramente anche con l'esperienza passata ci fu un accordo per poter governare la città metropolitana, se la ricordo, in quel momento non c'era una maggioranza specifica, c'era il gruppo di Stiti, c'era il gruppo di Forza, non si torce che il gruppo tema, avevano i numeri per completare un assetto, ma perché in quel momento De Magistris aveva i numeri, Ondena avrebbe fatto una differenza, diceva una maggioranza, diceva una maggioranza, un accordo politico tra le tre forze, tra il gruppo massimo, con Italia, partito e Dema, con i segretari che avevano fatto, l'Orciano, per trovare una sintesi per poter governare il processo di crescita della città metropolitana. Con queste elezioni purtroppo non è stato così. Ma diciamo anche un'altra cosa. Mi sembra oggi siamo in aula per dire però sì, noi ci vediamo dopo un anno, ci vediamo poco, ci vediamo spesso. Io ritengo che io il sindaco che voglio vedere poco, però abbiamo fatti, i fatti concreti che portiamo i nostri territori. E quando la grande scelta del sindaco metropolitano di portare il Giro d'Italia a Napoli, io non mi rendevo conto l'importanza e la risonanza a livello mondiale che ho ottenuto. Napoli è la provincia. Chi ha vissuto il giro della tappa Napoli che ha passato la Costiera Amalfitana e soprattutto, mi deve considerare anche la tappa più bella del giro d'Italia. E queste scelte, posso dire, dal massimo per la stima che mi ricordo, che il sindaco che ha ascoltato è partito da me la richiesta per consentire di poter effettuare la seconda tappa di prendere i territori e questa sorrettina così la mattina. E con un impegno già molto sottoscritto che la terza tappa andava a ricoprire i comuni della tappa nord. Allora oggi mi sembra ingiusto un momento così importante verso la nuova vicina che parlo di alcuni, di alcuni amico che è stato diretto in Cipro, ad Antonio Salvino, che ha visto in una città difficile, per il grande lavoro che ha fatto, prima di tutto essere confermato sindaco. Rispetto all'apertura a Polino, io penso che ognuno di noi, siccome parliamo di rappresentare il mondo del tuo comune, a volte si dice c'è una domanda, ma deve esserci anche un'offerta, no? Voglio dire, per determinate situazioni, parlo di un gergo turistico, delle attività che facciamo. Se vengono scelte fatte in autonomia, non possiamo legare l'aspetto del Consiglio Comunale di Napoli con la città metropolitana. Noi leghiamo il nostro rapporto solo ed esclusivamente con il sindaco di Napoli, in quanto la che il sindaco, quando è il sindaco anche della città metropolitana, questo non è vero. Abbiamo un rapporto con il Consiglio Comunale di Napoli dove si devono fare le decisioni. Benvenga, caro Massimo, del tuo pensiero, però mi sembra
fare la differenza l'esperienza che abbiamo avuto con De Magistris. È un'esperienza di tipo molto positivo con il sindaco Manfredi, dove dà l'opportunità a tutti i consiglieri di poter esprimersi, di poter lavorare, c'è un confronto sano e profondo. E soprattutto una grande differenza, lo ricordo e lo ricordo anche all'amico mio, il mio grandissimo. Quando ci siamo insegnati la prima volta, lo dico sempre perché vedo trovato il primo vicino, io dice una cosa, si parlo secondo te, io mi auguro che la città metropolitana non sia il banco marco del comune di Napoli. Oggi abbiamo un'idea diversa. Oh, perfetto. E l'anno che ci ha insegnato a guardare le cose in modo alto. Qui alcuni passaggi all'inizio dell'insegnamento ci ha dato una linea. Ragazzi, noi dobbiamo avere un'idea completa del sviluppo della città metropolitana. E in quello raccoglieva tutte quelle risposte che non hanno dato i contenuti dei nostri servizi. Qui non è il sindaco il comune di Napoli, il sindaco della città metropolitana, e danno rispetto a tutti i 92 comuni e ci onoriamo della vista. E ti ringrazio veramente di cuore per quello che fai le nostre comunità. Grazie. Una bellissima replica, sindaco. Non ho detto io che il sindaco della città metropolitana, a differenza della provincia, non è eletto, che è eletto al di fuori della Corte Costituzionale. È evidente, siccome anche se sono avvocato della vita, ma i numeri ne capisco, che il comune di Napoli rappresenta un terzo della città metropolitana di Napoli. Non ci vuole un professore di matematica. Yeah.
e vi chiedo scusa perché interrompo a te un intervento rispetto a questo punto, perché sono stati toccati diversi punti. Partendo da diversi punti, innanzitutto mi rivolgo alla questione innanzitutto che si è partita dalla base del consigliere civile rispetto anche alle tabelle del consigliere giudice. Guardi, il consigliere civile non è che il sindaco Manfredi o noi abbiamo chiamato, assolutamente, ma è stato il consigliere civile con le manifestazioni che durante il percorso del periodo che ci siamo confrontati ha sempre cercato di dare suggerimenti positivi e non so. Quindi è stato il consigliere civile che è venuto da noi a chiedere come si riuscire a lavorare insieme a tutti quanti noi. Questo è il dato di fatto, è irrazionabile, perché se per caso, sapete che tempo di fare, se per caso ho parlato di adesso, quindi il tema politico di chi vuole dare una mano è un contributo, qua nessuno mai ha detto, a prescindere da dove arriva, da qualsiasi tipo di consigliere, hanno detto no, sì. Questo perché, ricordate rispetto al passato, perché la storia è importante, perché uno, non per la storia solo per ricordare, ma la storia serve per imparare se per caso sono andati gli errori oppure no, e quindi eventualmente cercare di non commettere di più. Perché, caro amico, tu ti ricordi benissimo che nel settembre 2016 noi amministratori locali enti veniamo citati in comunità a prendere questo grande ente che cos'era. E mi ricordo della sua russa. La stessa legge che è stata sancita con la sentenza proprio anche quando noi stavamo facendo la tornata elettorale, dove all'epoca ero insieme al consigliere Tito, e ci sta ridotto, si chiama il consigliere Caiazzo, mi ricordo benissimo che il gruppo di Forza Italia, il gruppo del Partito Democratico, prima di Consuna, e non c'era la maggioranza all'interno della sezione di Magistris, e di Magistris di Assemblea di Vedere, dove ti dovrà sottoparsi cercare di farmi all'interno del consiglio. Quindi stiamo parlando, se la base di partenza era completamente differente rispetto al fatto che questo da andare successivamente, perché è una guerra di numeri, cosa che in questa amministrazione, tra virgolette, perché lo specchio del comune di Napoli, perché stiamo parlando, noi siamo in testo rispetto alla tornata che è stata fatta a settembre 2021, settembre 2021, e abbiamo parlato, diciamo, come lo stesso studio delle stesse forze pubbliche. Ma non mi risulta che qualsiasi consigliere metropolitano, da qualsiasi parte di Sicilia, abbiamo voluto portare un progetto che era di un'opportunità politica per tutti i territori di me. A questo mi compiace il consigliere Sicilia, stranamente oggi sono proprio d'accordo con lui rispetto alla valorizzazione. Guardate, ma per un comune piccolo come il mio che io rappresento, vi dico che avere il riflesso di Napoli, Napoli città, Napoli nel mondo, Napoli dappertutto, oggi, con Giro d'Italia, Calcio Napoli e non solo, l'offerta turistica è inutile in Giro d'Italia, ma anche per gli altri comuni, perché con questo Giro d'Italia che è stato fatto anche questo tipo di percorso, non è che ha valutato sulla cittadinanza, ma a detta dei responsabili, è successo, è stato il giro più bello d'Italia, che ha attraversato tanti comuni, tante ricchezze naturali, proprio il nostro territorio, come anche dell'anno scorso, che non è che si è valutato solo l'anno, ma sono valutati tutti i comuni. Che poi dopo le città grandi hanno più difficoltà, più chilometri, più alto da attraversare, questo è un altro tipo di problema, ma certamente la vetrina del mondo, noi siamo di riflessi alla città di Napoli, e mi ricordo benissimo quando dicevamo, ma Napoli, la città grande, ma quanti città, questo l'abbiamo detto quando tu stai, però era posto. È il dato politico che noi stiamo portando avanti. Quindi, tornando per chiudere rispetto alla notizia, caro consigliere Laia, rispetto alle nomine, le nomine che vengono fatte sono tipo fatte dal sindaco, tutti quelli che sono arrivati alla residenza rispetto al operato, gli obblighi che dobbiamo comunicare al sindaco da fare. Punto. E se non è stata fatta ancora poco, ma sarà pubblicata successivamente. Il protocollo la invita. Visto considerare che qua ci ascoltano, la invito a fare una denuncia pubblica, anzi proprio penale, perché esiste proprio, perché ha detto che il protocollo è bloccato per l'accesso, non so capire neanche cosa avete detto, perché se per caso parliamo di lettere che sono coperte da privacy e tutto il resto.
spiegato in modo chiaro, chiaramente il riconoscimento politico, il percorso che è stato fatto. Ma se lei vuole lavorare con lui, vuole contribuire con noi, cosa io riesco a verificare? Fondare conoscenza tecnica, alla fine qualsiasi contributo consiglio che lei voglia portare a tutto il territorio, come lei ci ha lavorato insieme al suo delegato all'estate, insieme al sindaco Manfredi, per quanto riguarda la missione delle strade, lei ha lavorato anche da lasciare la sua posizione. Lei è stato ossessivo rispetto alla problematica del territorio che ha portato il nostro accettato di soldi. Questa è la questione chiara e precisa. E vi chiedo scusa perché siamo intervenuti sulle comunicazioni, sul percorso che onestamente se lei non prendeva la parola e poteva spiegazioni, io mi riferivo a parlare di lui. Lei ha chiesto che ci ho visto una struttura della premessa all'aula, quindi questo è il contributo e vi prego adesso di andare adesso successivamente con i successivi, perché altrimenti parliamo sempre addosso su tutte queste problematiche. Grazie. Bene, se non ci sono altri interventi, allora passiamo al punto 3, approvazione dello schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 e delle relative allegate. Relazione della consigliere. Sì, di nuovo per ritrovare a tutti, caro sindaco, cari consiglieri. Oggi, nella mia veste di delegato al bilancio, sono per presentarvi il rendiconto della città metropolitana. Ed è questa, secondo me, per condividere insieme a tutti voi i risultati, i progressi e le sfide affrontate nell'esercizio di competenze del 2020. Previsto che si può e si deve sempre migliorare. Questo rendiconto riflette comunque un grandissimo impegno nel promuovere la sostenibilità e il progresso costante, sostenere la cultura, l'arte e lo sforzo, avete detto anche a voi riferendovi all'appena trascorso giro d'Italia, la tappa più bella che è stata definita da tutti, quella nostra, al fine di perseguire il benessere dei nostri cittadini e migliorare la qualità della vita nell'area metropolitana di Napoli. Naturalmente la mia sarà una presentazione per lo più politica, visto che vedo in sala il grandissimo arcivescovo Cavo, il giocatore di Napoli, con l'essere dei bisogni di conti, quindi sono loro bravi di me nella parte tecnica. Beh, ricordo a tutti che ho già detto che la città metropolitana di Napoli è in debito la responsabilità di gestire e coordinare le attività di 92 comuni, lo diceva il consigliere Marrazzo, ma insomma con una popolazione totalmente diversificata di circa 3 milioni di abitanti. Durante l'anno finanziario precedente abbiamo lavorato tutti al fine di rispondere, come diceva Marco Paolo, alle esigenze di questa comunità, affrontando sfide significative e cercando anche di cercare per quanto di trovare per quanto possibile soluzioni di norma. Entrando nel dettaglio, passando a descrivere i risultati del rendiconto 2022, ricordo innanzitutto a me stesso che il rendiconto è l'insieme di tutte le informazioni che interessano la gestione di competenze di cassa, per cui gesti per giungere poi alla determinazione del risultato di amministrazione. Il consigliere non scende, ma anche lui sarà sicuramente più bravo di me. Il confronto tra il dato preventivo e quello costruttivo riveste poi notevole importanza, non solo perché consente di verificare i risultati conseguiti nell'anno e quindi esprimere una valutazione sull'efficacia dell'azione prodotta dal tempo, ma acquisisce anche rilevanza ai fini dello sviluppo della programmazione successiva. E allora entriamo subito in qualche numero che forse è quello che interessa. Il risultato di amministrazione dell'anno 2022 evidenzia un avanzo di gestione disponibile pari a 92.193.166,99. Per quanto riguarda nello specifico le entrate, nell'esercizio finanziario 2022 sono state accertate entrate per un importo complessivo pari a 463.617.065,04, sono stato preciso, caro cancelliere di Macchi. E le entrate contabilizzate nell'esercizio 2021 sono rappresentate in larga parte dalle entrate da trasferimento corrente, seguite dalle entrate tributarie, contributive e perequative, ma caratterizzate però da una dinamica differente, in quanto le entrate del titolo primo si sono ridotte rispetto all'esercizio precedente, mentre le entrate del titolo secondo hanno fatto
registrato in incremento rispetto al 2021. Si osserva immediatamente che la riduzione delle entrate tributarie registrate nell'esercizio 2022 rispetto allo scorso anno è attribuibile sia alle minori entrate accertate dalla tipologia di imposte e tasse, sia alla rideterminazione a partire dall'anno 2021 degli importi complessivi del contributo statale a province e città metropolitane. Per ciò che concerne la gestione delle entrate tributarie, il rendiconto 2022 evidenzia che la riduzione delle entrate tributarie è riconducibile innanzitutto al calo del gettito relativo all'imposta provinciale di trasmissione, meno 6,9 milioni, e all'imposta sulle assicurazioni RCA, meno 10,6 milioni. Il forte ridimensionamento del gettito delle entrate tributarie rivelato nel mercato automobilistico diventa in parte dalla crisi del Covid, in parte dalla guerra, comunque dalla guerra tra Russia e Ucraina, che comunque ha fatto sì che ci fossero ritardi nella regolazione delle auto, quindi portasse a questa riduzione del gettito. Per quanto riguarda le uscite, delle spese sono costituite da parte corrente, spese di contabilità e da movimento di risorse virtuali per conto terzo. È ovvio che la quantità di risorse che avete lo spettro diventa direttamente dal volume complessivo delle entrate che si prevede di accettare nell'esercizio. In occasione del riequilibrio approvato con l'atto di inizio del 2020, è stato accertato che le entrate si stavano riducendo in modo significativo rispetto al bilancio di previsione, come per il motivo che ho espresso un anno fa, e questo così aveva già provveduto ad utilizzare una parte dell'avanzo 2021 a copertura delle mancate entrate. Nel contempo, gli uffici, e questo è stato un grande lavoro fatto in sinergia con il CISIDO, con gli uffici, con tutte le dirigenze, con il responsabile della ragioneria, gli uffici ci sono attivati a cercare di razionalizzare le spese anche in considerazione dell'aumento del costo dell'energia elettrica, risultato particolarmente gravoso a seguito, come ci dicevamo anche in quanto sono della guerra di e con conseguente aumento dei prezzi delle materie prime. L'analisi della spesa corrente per macro aggregati evidenzia dunque che l'incremento complessivo del titolo primo dell'esercizio 2022 è stato di più 52 più rispetto all'anno precedente. L'esercizio 2022 ha registrato un aumento della spesa del titolo primo anche in relazione alla spesa del personale. Sapete che è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale riguardo al personale occupato in funzione locale, e ha comportato la prospezione degli arretrati del trattore del personale non dirigente maturati fino al 2019. Le spese poi di investimento invece hanno registrato un incremento significativo rispetto all'anno 2021 più 26 imputato principalmente all'aumento delle spese relative alla realizzazione di stati di avanzamento dei lavori più 20,9 di più. Tra le spese di investimento figurano anche le spese dei servizi di ingegneria relative alla progettazione di opere pubbliche, e ritorno al discorso che ci facevamo un attimo fa, di quello che dicevamo tutti, quindi il grande investimento che è stato fatto da questo ente nel corso del 2021 per garantire i risultati anche per quanto riguarda il PNRR, diciamo la spesa delle risorse che ci sono state assegnate. L'ultima considerazione sull'organo di revisione. L'organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente esigibili o insussistenti per la venuta di grado di istruzione o per il debito e errori accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati, ha verificato che è stato probabilmente ridotto il fondo di crediti di dubbia esigibilità, è stato verificato che l'accertamento dei segreti è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale. Che le previsioni di cassa del bilancio 2022 hanno rispecchiato gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e non sono state effettuate sulla stima della previsione della riscossione di entrate. In pratica il Collegio delle Revisioni dei Conti ha espresso parere favorevole per quanto riguarda questo costituito 2022. Credo e spero di essere stato abbastanza chiaro, non è detto ai dati, però diciamo quando poi si vede l'impegno di una delega, io cerco innanzitutto di capirla io e poi trasferire i miei colleghi. Devo dire che l'aver fatto il sindaco
qualche anno mi ha facilitato anche, quindi questo è per questo e per le motivazioni di questo io chiedo naturalmente di votare favorevolmente a questo bilancio positivo. Grazie. Grazie Presidente, prego la sua chiara esposizione. Ci sono interventi. Prego, Consiglio Vicente. Grazie. Allora, ringrazio il Sindaco Prete per aver dato un contributo almeno a una relazione che chiaramente priva di particolari, ma una relazione tutto politica, anche se molto spesso leggendo i due fondamentali documenti ho subito e impressionare non sono solo lui, ci sono tante considerazioni che nel tempo consultivo possono essere fatte. Molte di queste considerazioni, mi dispiace, sono state già date nelle comunicazioni. Quelle comunicazioni sono state tante cose che facendo l'intervento sul consultivo sono proprio chiarissime. Città metropolitana, questo è il parere di avendo poco tempo ho cercato di leggere il parere dei divisori che dovrebbe essere riassunto per tutti gli allegati a questo tipo. Bene, giustamente l'ente, quindi città metropolitana, l'ente, sono seguiti da me. Sì, ma l'ente, città metropolitana, sono seguiti da me. Quindi discussione, città di Napoli, città di Partito, città di Sopravvesuiano, se noi entriamo nell'ottica che questo è un ente con tutte le anomalie del mondo, elezione diretta, indiretta, chi rappresenta il territorio, ma un ente, in termini di ambiente, che deve fare bene la consapevolezza che il Torre del Greco ha poco da condividere con la Giunta, e Pozzuoli ha una mentalità diversa da Somma Vesuviana. Io mi sveglio la mattina, apro la finestra del Monte Somma, che al massimo abbia colore. A Pozzuoli apro la finestra e vedo il mare, è una mentalità diversa, è una cultura diversa. Il sindaco della comunità deve avere consapevolezza che questo è mente, che nella mozione che noi faremo dopo, c'è tutta la dimostrazione che donna purtroppo il voto non è negativo, è negativissimo. È negativissimo. Perché? Ma non negativo per questo Consiglio metropolitano, non negativo nella relazione del Signore Terra, vuole essere chiaro, non negativo guardando i colleghi che vengono in città metropolitana e cercano ogni giorno di risolvere il problema. Con una relazione difficile, con la burocrazia che è dentro ogni ente, con il dirigente che è dentro ogni ente, con chi si prende veramente la responsabilità di questo consultivo. Ogni giorno li vedo impegnati come me impegnati. Questo chiaramente, caro sindaco, non è collaborazione. Se il consigliere non ci dicono che sempre venuto in città metropolitana e si è sempre preparato per gli argomenti, sapra docet, dove lei ha sette, era presente sicuramente nel back office, era sicuramente presente quando andava a fare riunioni o mandava i suoi delegati in regione per cercare di capire cosa bisognava fare. Quando discutevamo, prendevamo impegni politici. Oggi, se io le chiedo a che punto è la gestione integrata dei rifiuti rispetto alla vendita e alla cessione della plasticità, leggo nel consultivo zero, perché le misure hanno fatto bene a non fare nessun commento. A non fare nessun commento, perché il credito è maturato nel 2020, e meno male, Presidente. E meno male che quel credito
capisce niente, la Corte dei Conti dice, stai sbagliando tutto. Al vice sindaco, mi rivolgo a lei, non perché voglio mancare rispetto, per il rispetto di cui è sacro della mia cultura, quindi non sbaglierò mai e non mancherò mai a mettere il rispetto nei confronti del sindaco Manfredi, certamente non sono il lavoro, non detto nulla, dico le cose così come stanno, per mia cultura. Quante ore siamo stati a discutere su questo? Quante conferenze di capogruppo abbiamo fatto sulla SAPRA? Quanti incontri abbiamo cercato di capire? Ma la SAPRA è un elemento fondamentale, ragazzi. La gestione dei canali di giudizio in Campania è fondamentale. Probabilmente andremo sul mercato libero, quello che bisognava fare forse un anno fa. Probabilmente siamo tutti quanti ubriachi, che sia, caro Cillo, che Napoli sia la città della cultura, non è perché Napoli è un cittadino, che sia la città della cultura. Oggi siamo in un momento di ubriacatura generale, siamo in un momento di felicità popolare, perché lo sport e il calcio è popolare, è popolo, ma finisce a dove inizia un altro campionato. È il merito della squadra, è il merito del presidente. Vicino e che si vende gli applausi in automatico e vuole praticamente l'ondata della vittoria come avete saputo, tutto a posto, ma questo è che deve provare 5 e De Laurentiis ha detto che vuole programmare una conferma della vittoria della città di Napoli, non solo della calcistica, in 5 anni, programma, e se ha vinto significa che ha programmato bene. Maggioranza, minoranza, queste prese per il culo di dire io sono della maggioranza, sono della minoranza, ho la regola, ho la regola. Il problema non è quello, il problema è che ci vuole un'interpretazione giusta, difficile, della città metropolitana. Questa interpretazione noi non la percepiamo, ma non la percepiamo perché siamo anche coloro che guardano i numeri, e questo consultivo è il 2012 e tutti gli aumenti che lei ha registrato sono guardati del 90%, sono tutte il fondo di un'area particolare, tutte cose da fare, gli accertamenti. Quando poi ho chiesto al Presidente di, perché non è al Presidente dei Suri, avevo chiesto sul fondo iscritto, purtroppo questo consiglio metropolitano sindaco ha avuto grandi discussioni, importanti discussioni di confronto sulla città, che è uno strumento importante della città metropolitana. Sulle partecipate, ad esempio, non ho avuto risposta, ma abbiamo sicuramente fatto tecnico il presidente del Governo di corrispondere, perché c'è la società gestione servizio del Porto di Campania che praticamente sta nel fondo rischio per 1 milione di euro. Mi sembra strano che la società, forse l'unica partecipata che esce sempre con lunghi di 20 anni, sia un fondo rischio di 987.000 euro, può essere che possa passare e liberare qualche risorsa. Sulla SAPRA, le partecipate sulla SAPRA. Non abbiamo il controllo della situazione. Non è possibile, non è possibile che una situazione del genere, durante il 2022, con un atto importante, delegare ancora, il dirigente a fare, andare a notare, delegare il dirigente a parlare con noi. Io personalmente sono litigato, non come fa Cirillo. Cirillo è meglio di dire, l'amo di Dio. Cirillo collabora. Collabora, io non collaboro. Io non collaboro perché io non posso un problema per la città metropolitana, quindi io sono un non collaborativo, perché mi diffidate da chi dice apriamo gli occhi e vediamo cosa fa. Voi diffidate da questo tipo di atteggiamento. Per andare invece ad essere collaborativi bisogna venire, essere sereni, collaborare, dice io ti parlo, io non dico, io credo che l'amministratore, che siamo tutti amministratori, qua la politica c'entra ben poco, qua veramente c'entra ben poco la politica.
qua non c'è niente di straordinario. C'è qualche errore, sicuramente. C'è qualcosa che scoprirà di prima di 3, sicuramente, e si fermerà da 1, 12, bisogna di 2. Ma se andiamo a vedere il bilancio di revisione fatto, forse sono costruttivo, e il costruttivo lo si confronta con quello che abbiamo visto in fase. Credo che non siamo proprio in linea con i tempi rispetto a quello che era il previsionale. Quindi io credo che sia praticamente la figura della città metropolitana, e questo che non devo attuare senza spirito di polemica, che niente bello non è corretto, è una collaborazione da amici, da persone serie, non è una collaborazione da amico della Lega. Io non voglio stare, non ho bisogno di te. Non ho bisogno di avere deleghe, non c'è bisogno di dire se il sindaco ha detto sì o no. Chi ha detto che no a uno che praticamente dice? È stato detto. Però sto con l'altro, quando vado a casa sto ancora con l'altro. Tutto a posto. Scontento tu? Parliamo della chiara finta. Allora, la città metropolitana è anche, come vediamo, io sono d'accordo con chi, come ha detto Cirillo, che è sicuramente un boom che bisogna dare attenzione alla città di Napoli. E se andiamo, ci spostiamo lontano, dice dove sei? Io molto probabilmente dico di Napoli. Posso dire che sono rischiato? Cioè, se vai a Cardino ti sono rischiato. Ma se vado a Milano, dice dove sei? Chi è da Napoli? Vabbè. Ognuno poi, ma io ho questo modo di essere napoletano. Quindi il costruttivo è negativo, l'assenza non fisica, e voglio che sia interpretato bene il mio intervento, l'assenza non fisica, ma l'assenza politica del presidente di quest'Aula. È importante, è la presenza a fare una riunione con i dirigenti, una riunione con i dirigenti, una al mese, con chi li governa, che fanno e dare gli indirizzi. Non pensate che facendo tre dirigenti a tempo determinato nuovi si possano risolvere i problemi di non comunicazione o di conflittualità. La conflittualità nella pubblica amministrazione si risolve dando gli indirizzi, e io mi auguro che questo consultivo sia un anno di monitoraggio, di grosse questioni, di attiva gestione del proprio tempo, e che la città metropolitana si prepari forse una nuova legge, quella che probabilmente salterà questo anno, nel 2026, a una relazione con gli dirigenti, con chi lavora, che siano preparati ad ascoltare l'indirizzo, non a dire tu fai quello che dico io, ad avere gli indirizzi e a scriverli, avere il coraggio di scrivere gli indirizzi, anche per costruire. Sulla partecipare, caro vice sindaco, che concludo, noi dobbiamo fare una. Io volevo portare già una proposta di commissione di indagine che il nostro regolamento consigliare, ma grande commissione che purtroppo lavorano ancora molto a lento. Io credo che su Sapra questo Consiglio Metropolitano, concludo, abbia il diritto e il dovere di discutere, perché abbiamo fatto tante discussioni, le abbiamo date, abbiamo dato delle interpretazioni, e credo che sia arrivato il momento, viste le sentenze della Corte dei Conti, cioè i pareri, non le sentenze, i pareri della Corte dei Conti, visto il blocco di fatto, visto un collegio sindacale di Sapra che è scaduto, visto un amministratore che non è visto e che praticamente fa gare per milioni e milioni di euro. Dopo aver convocato una sola persona, il delegato, la dottoressa, perché il nostro saluto funziona ancora così, si fa la gara da solo dicendo che ha invitato il socio a dire sì. Il socio è il dirigente che viene delegato al sindaco.
Bye.
Stato e così non va bene, perché voi fate delle questioni tecniche e qui non va a stare il personale, così secondo me non va bene. Poi per quanto riguarda chi lavora, io sì, però, non so se lo sa, io vengo un giorno pure e l'altro pure in cercando di lavorare, quindi credo che lavoro più di quanto si può consigliere sulle mie zone, sulle due zone vado a rompere di scatole tutti i giorni ai dirigenti che molte volte si comportano in modo scorretto, è giusto che tu lo sappia, perché se un dirigente si comporta in modo scorretto nei confronti di un consigliere di una comunità, la Lega, che un consigliere chiede delucidazioni scure e poi scappiamo, così sindaco non andiamo bene, perché chi viene eletto dal popolo e chi è orgogliosamente di destra e rappresenta tutta la comunità, ed è bene che noi siamo alla minoranza, perché mi raccomando, accolgo l'invito del tuo consigliere sia alla città continuata sia al comune, perché il sottoscritto porta rispetto con tutti, io vado d'accordo con tutti i consiglieri della minoranza e della maggioranza, perché io sono stato eletto per lavorare sui miei territori, non è che vengo a fare la minoranza qua in città metropolitana, e quando qualche problema io investo tutti che si devono comportare in modo uguale i dirigenti, perché i dirigenti qua in città metropolitana prendono 150 euro all'anno e sottoscritto viene gratis, e se non portano rispetto noi siamo costretti a fare anche degli interventi che a qualcuno non ci fa piacere. Quindi visto che oggi ci stai tu in consiglio, fa una riunione con questi dirigenti, dimmi che quando vengono convocati dalla minoranza per lavorare si comportano onestamente e correttamente, perché noi veniamo eletti dal popolo e veniamo gratis, loro prendono i soldi pubblici, circa 150.000 euro all'anno, si comportano pure in modo scorretto, e questo è giusto che lo sappiano tutti, perché il sottoscritto ha voglia di lavorare e io lavoro con tutti, l'unico sempre presente in tutte le commissioni del sottoscritto. Io non vengo a fare polemica, però quando un dirigente o qualche dirigente si comporta in modo scorretto, così non andiamo bene. È difficile rintracciarti, sindaco, però i rapporti personali non vanno con la politica. Io ti metterò corrente se qualche dirigente si comporta in modo scorretto, perché abbiamo tante problematiche da risolvere che non stiamo risolvendo, sindaco. Non so se tu lo sai, perché se io ho problemi sulle scuole, apro il tuo parentesi, e non ho ciò un'interlocuzione da parte del dirigente o qualche volta che voglio andare a controllare in qualche cantiere, mi viene impedito, questo non va bene. Quindi io adesso devo andare via, perché per portare i miei personali, il mio voto è contrario, e io sindaco l'aspetto in un confronto con i dirigenti, no, mi voglio dire perché io non ho problemi con nessuno, perché chi lavora e chi lavora per il popolo non deve avere paura per nessuno, perché anche noi difendiamo le cure, però non quelli che prendono 150.000 euro all'anno, quelli che prendono 1.000 euro all'anno. Grazie. Non posso ormai lasciare la consigliera.
chiaro che la età come fede che il sindaco è una città di Napoli, la città più bella del mondo, è il sindaco della città che io amo sopra ogni cosa, per cui figurarsi se non mi dà il massimo rispetto per l'istituzione del sindaco. Però non è possibile che ci sia una sorta di insofferenza stamattina nei confronti degli interventi fatti da sottoscritto anche degli altri consiglieri metropolitani. Dica Dio, so che è giunta a fare il sindaco quando si nomina una giunta, un nuovo assessore, un nuovo componente, un nuovo delegato, è chiaro che si ha un consiglio comunale, quindi oggi il consiglio si può e si discute. Se c'è stata una nomina con delle regole, consiglieri che appartenevano alla minoranza, come non è possibile che una parte del Consiglio di Comunità non chieda una discussione, non faccia una discussione sulle norme che hanno in genere, per cui quando poi si è scritto d'accordo e dedica a quelli dietro di me, il massimo prendere, anche lui è abituato a nominare assessori, anzi ultimamente a revocarsi, ed è chiaro che quando poi anche lui deve essere abituato comunale o il Consiglio a discutere della nomina della delega del Consiglio civico, e su questo è evidente che chi come lei rappresenta un gruppo politico importante, come l'università, anzi, sottolineo, sarebbe stata menzionata per fare del consigliere Monci e del consigliere Primanti, quindi lo faccio io al vostro posto, se non mi dispiace, ma sempre lo faccio io al vostro posto per entrare in argomento, non in questi suggerimenti. E giustamente chi sempre qualcuno da parte della Civa ha dato dei suggerimenti, anche noi che abbiamo dato, sì, noi non contestiamo assolutamente la voglia di collaborare con Civillo, la voglia di collaborare con questo consiglio di umanità, lo facciamo anche noi, l'abbiamo fatto con il nostro disegno, la parte vero. Noi ragioniamo di perché darci una terra, la migliore che mi poteva avere è un massimo. Se seguite la sua pagina di Instagram di Lena Crocetta, noi ragioniamo del perché la prima terra per collaborare, quindi non si comprende niente, mi dispiace anche anzi è uscito, forse lo fa neanche di stato 10 minuti, certamente non è una cosa. Mi dispiace che anche anzi sia uscito, ma ha mostrato un'insofferenza di ragionamento che però non si è compreso, senza offesa di nessuno, perché qua sono tutti bravi e capaci, spiegando i progetti, chi con folklore come il malare, chi con obiettività come il consigliere Procerini. Dire che il consigliere Procerini non si capisce quando va da Andreozzi, che non, quando inizia un discorso, quando si sa quando fin dove è arrivato, dice, tanto non è nato. Diciamo che Andreozzi fa un argomento, un ragionamento, magari con qualità, sicuramente anche il consigliere Cirillo lo fa anche bene, se lui ragiona su un rendiconto che è la gestione della, di come è andata la gestione dell'anno scorso, è chiaro che il consigliere Cirillo racconta come è andata la vicenda del mente di città metropolitana dell'anno scorso, per cui come non parlare di Sabato, come non parlare delle interrogazioni che hanno portato alla convocazione del consiglio metropolitano dell'altra per esempio sulla scuola mistica, quello non è il rendiconto. Io ero così consigliere Guanci, mi consentirà, io ero tentato di votare sì, di astenermi a questo rendiconto, di votarsi che diciamo poteva essere collaborativo, però poi mi sono fatto una riflessione. Se noi il 23 dicembre corriamo con il bando umano, consentire di parlare di questo. Per approvare la delibera per acquistare una porzione di scuola che già non la potevamo acquistare perché la dovevamo pagare fior di quattrini invece di averla accomodato in questo punto, facciamo così, veniamo qua e io mi dico ragazzi, ma perché questo mi sembra una questione diciamo abbastanza corta, quella di acquistare una porzione di fabbricato che è il comune di Ischia, per cui potrebbe andarci a accomodare un sopralluogo e tutto questo ragionamento, il 23 facciamo, no, bisogna farlo urgentemente. Dicembre
pianificazione d'uso, una cosa assurda, ma noi stiamo a curare le scuole e di cui non conosciamo, perché noi sappiamo che realisticamente dovete andare il consiglio di proprietà, la destinazione delle risorse con la scuola, e siccome ci mancano degli atti, e come ci manca, siccome ci manca addirittura il deliberato, lo dico bene al mio, siccome manca il deliberato del consiglio comunale di Ischia, che dice non ha questa scuola, questo è il divergente, tutto questo non si poteva sapere, non si sapeva, tanto si è andato così, per poi là, poi il 28 dicembre, mi spiace che il sindaco non abbia ascoltato questo passaggio, magari sicuramente lo saprà, e poi il 28 si è andato, il 28 praticamente il dirigente dice no, la scuola non la prende più, e quindi se non è questo il momento, il topico del rendiconto, del consultivo, per raccontare, se non siamo stati capaci di fare, è chiaro che vuol dire con l'altro argomento, la stessa cosa dobbiamo fare, se c'è anche a tempo. Almeno allora c'è un atteggiamento diciamo abbastanza amorfo, no? Le nomine delle partecipate per statuto, sempre per questa legge che noi siamo eletti di secondo livello, le nomine delle scelte devono essere convocate al consiglio di tutte altri consigli utili, diciamo così, poi se una parte di consiglieri non comunitari vuole contestare per questa scelta può chiedere al sindaco di votazione, ma poi su almeno c'è stato, non sapeva niente, se non avesse tirato fuori il. Alcuni consiglieri che con dei figli non ha, che anche questa c'è la grande relazione, se noi invece ci riteniamo, ecco, non ci sarebbe minoranza, maggioranza, il fatto che tu non sopporti questo tempo che ci devi dedicare a noi, invece ci piace, purtroppo rimane perché non peraltro noi siamo stati eletti come te, da consiglieri sono stati eletti da poco, anche noi siamo stati eletti da poco. Anche con la soffriggici un po', come direbbero qualcuno che scherza, ma niente, non succede niente. Il consigliere Cerino, nella sua capacità, piccolo, grande, immenso, grandissima, ci spiega qualcosa, ce la racconta e la condividiamo. Cerca di condividere qualcosa di tutti, altrimenti vuol dire, non lo so, ci metta, hai detto le stesse cose che nel mese di ottobre, nel mese di novembre, ha detto il consigliere cittadino metropolitano, che io voglio bene, quindi spero di non avere la mano polemica, con tutto l'affetto del mondo, perché altrimenti avrei detto le stesse cose. Il consigliere Tito ha detto, il mese di ottobre, novembre scorso, non mi ricordo, ma è agli altri, da Dio scritto, ha detto queste parole. Se uno della minoranza entra in maggioranza con noi, io me ne vado. Io me ne vado prima di una posizione. Questo ha detto il consigliere Tito il mese di ottobre, no? Se uno della minoranza, se sindaco Manfredi, se accetti uno di questi qua, me ne vado io alla posizione. Io dovrei rispondere a tempo, nel caso fosse così, diciamo, della mia maggioranza, che ha detto, accomodati, già da adesso. Però il padre è in alto, quindi allora si sta dicendo identiche, con un'insofferenza che non gli si addice, che non si fa, non si fa, non è un esame brutto con quello che c'è, come può essere legittimo, ma sempre può essere un esame, questo è il punto che non ha detto, ha detto in maniera molto chiara, io non sopporto, non ti prendere a nessuno di questi qua della minoranza perché mi fa specie, io non li sopporto. Tutto questo è vero, così come aveva detto Tito 2-3 mesi fa, non ti prende nessuno della minoranza se non me ne vado io. Quindi queste insofferenze che noto stamattina, voi avete nominato la nuova terra, avete dato delle terre, noi i nostri suggerimenti viviamo senza terre, abbiamo partecipato, vogliamo
come si gestisce un ente con le città metropolitane, perché noi su città metropolitane avevamo e abbiamo ragione. Quindi questa è collaborazione, non quello che appunto va a evitare le nostre strategie. Ma guarda, il vicino ha dato qualcosa, e votare qualcosa, e questo la collaborazione, c'è una cosa di questa collaborazione. Io voglio votare il bilancio di previsione, di rendiconto, di gestione, voglio votare tutti gli altri, purché siano qualificanti e in maniera, voglio dire, reale, quello che noi facciamo, quello che noi abbiamo fatto. Se noi non siamo capaci di facciare un votato uso una scuola, una porzione di scuola da, dalla città di Ischia, come possiamo votare sia questo rendiconto? Se noi non siamo capaci di gestire le nomine in Armena, come se le nomine abbiamo nominato in Armena, l'ho detto l'altra volta e lo dico con franchezza, le nomine in Armena denotizzate. Uno fa il sindaco di una città, non si rimane un po' dell'anno, no? 14.000, 15.000, se fosse stato 15.000 euro, magari era un po' compatibile, ma uno fa il sindaco di una città, ha il tempo di dedicare a un'azienda così importante come quella San Gennaro di Spazio, deve essere una roba del genere, ma se ha il tempo di dedicarsi a, alla gestione di una società così importante. L'altro, ex consigliere comunale, che è di Napoli, ex di questo, ex di quest'altro. Io ho detto sempre al sindaco Manfredi, mi fa piacere che è presente e non è letto. Io, cioè voglio dire, sulle cose, quando lui fa scelte di alto profilo, in alcuni casi è fatto, sono condivisibili. Ma se invece fa nomine perché, tra virgolette, è rilassato da una parte di una maggioranza, non soffrisce di noi, non si faccia incattare. Perché non parte di incattare da nessuna parte della maggioranza, soffrisce di noi. Noi a gratis ti sosteniamo sempre. Ma perché ce lo dice la legge? Perché ce lo dice la legge? Plasticamente, e volevo che mi avvia la conclusione, ovviamente annunciato il mio voto, purtroppo contrario, il mio e quello del gruppo di Forza, purtroppo contrario a questo rendiconto di gestione che plasticamente ci ha visto in questi anni, in quest'anno, non realizzare quasi niente di quello che ci eravamo messi in testa di voler fare, non realizzare quasi niente. Anzi, siamo andati in Consiglio Metropolitano, non ripeto perché Gaetano ha preso posto, siamo andati in Consiglio Metropolitano il 23 dicembre per acquistare da comune, da un altro comune, una porzione di scuola che ci poteva dare un po' di numero, e poi nel 28 dicembre c'è la nostra scuola, ma non questa città, cioè è una cosa abbastanza assurda, ci uscirà da una interrogazione del sottoscritto. Però torno a voi, noi vogliamo collaborare, vogliamo dare suggerimenti, vorremmo essere ascoltati, siamo qua con chiarezza, però questa insofferenza nei quadri dei nostri interventi mi dà una ragione, noi invece non abbiamo letto e noi vogliamo collaborare, dicevo, dice la legge, non vogliamo collaborare con chi ci vuole o non ci vuole, a minoranza lei, a minoranza l'altra, dobbiamo collaborare, dicevo, dice la legge. Quando ci siamo candidati sapevamo già chi era il sindaco che gestiva il registro Andrea, del dialogo.
e dopo il consiglio del 22 dicembre è andato in televisione, io l'ho visto a Televisa, parlandoci dell'operazione del proprio funzionale che si sta facendo. Sempre nelle scuole, voglio ricordare il consigliere Felice, che come disse, ha già regalato alla città metropolitana il Terezio, dove c'è l'Alberghiero, ha regalato il Menella con fondi propri, ma non con comodato, regalato, che oggi è nel patrimonio della città metropolitana. Il comune di Ischia, giusto per chiarire, ha avuto anche difficoltà a vendere a quel prezzo, perché secondo il collegio di revisione dei conti del comune di Ischia non era un prezzo congruo per Ischia, giusto per chiarire. E sempre la città metropolitana negli anni ha fatto scuole in altri territori a costruire, ma mai su Ischia, mai. Questa è la prima volta che fa un intervento diretto, forse la seconda, perché già c'è stata una parte che poi funzionava nel 2009, forse non lo sapete, acquistata dalla Polizia e oggi sta acquistata dalla città metropolitana e oggi sta continuando in questa operazione, ripeto, portata avanti dall'amministrazione iniziale, dall'amministrazione di Agisti Scombatti. Allora io su questo argomento ho notato veramente la minoranza, che già siete pochi, un po' di, in effetti, una separazione, che una è una strada e l'altra è un'altra strada. Quindi è giusto chiarire che penso che i regali che già ha avuto la città metropolitana, come dice, già sono pronti, visto che ha arricchito il patrimonio della città metropolitana. E poi vorrei essere perché in altri comuni sono stati fatti interventi precedentemente di scuole extra-novo, non voglio fare, in questo momento non mi voglio ricordare più tanto, non lo voglio ricordare dove, ma sull'isola di Ischia non sono state fatte. Cioè, questo è tutto, ci tengo a sapere, grazie. Se non ci sono altri interventi, cioè se prende il vice sindaco, prende il sindaco. Però rispetto anche a tutti gli interventi, che tutti quanti sappiamo, il rendiconto non è solo la formazione dell'elemento del rendiconto, ma bensì è l'esercizio che è stato fatto nel 2022, tutti gli obiettivi. E a seguito di quello che è stato detto, visto che questa città metropolitana non aveva assolutamente niente. Guardate, questo di vista molto, non è così. Non è così perché mi sembra che da alcuni interventi, non vorrei che si lasciasse da solo anche pubblico, che mi sembra che questa città metropolitana sia senza controllo, senza gestione, senza... e non è assolutamente così. Caro sindaco, tutti quanti rimarcano forse che nell'ultimo consiglio non è stato partecipe, però io faccio il sindaco da 11 anni. Sindaco che dice da 7-8 anni, molti altri, per partito quasi 10. Per noi che siamo sindaci piccoli come tanto, c'è difficile. Figurate che il sindaco di Napoli, la disumanità di questa legge, che il sindaco di Napoli sia anche sindaco di Napoli. Però la legge lo dice, il sindaco di Napoli non è che ha fatto qualcosa contro la legge. Però gli obiettivi li dobbiamo dire. Guardate, quando le si parla di numeri, che si parla solo di numeri, di quello là che è andato davanti all'amministrazione di prima di lui, la città è una comunità e non è che c'è egoismo, è tra i centri di spesa a livello nazionale che riuscito ad attuare tutti gli obiettivi del governo. E mica lo stiamo dicendo, lo dico le statistiche, lo dico i dati. Io non è che dico che lo ripeto a me stesso. I piani integrati urbani sono 350 milioni di euro che stanno tutti quanti in fase che i contratti della Mason prevedono il luglio dei malati contratti, quindi siamo tutti quanti a bocca, sarà dopo attuato. Il sindaco Manferini, in un incontro che tende, insieme al Fucci, fece una cosa che all'epoca, indietro di obiettivi, fece una cosa in controtendenza rispetto a tutte le città metropolitane d'Italia. Perché
ha detto benissimo, partiamo dal basso e confrontiamoci con i comuni, quali sono gli obiettivi che i comuni insieme alla comune, quindi città metropolitane, dobbiamo finanziare per arrivare degli obiettivi, che chi meglio di amministrazione locale come sono le difficoltà del territorio. Altre città metropolitane, mi ricordo all'epoca con Pasquale, con Rosa Pascarella, che faccia anche gli auguri per la sua professionalità, ci confrontavamo e mi ricordo tutte le città metropolitane d'Italia attuano i loro progetti per se stessi, quindi su parco strada, su scuola, su altro, ma non hanno finanziato le esigenze del territorio. E questo significa programmazione sotto il punto di vista. Questo significa che cosa è amministrare, perché guarda, gli amministratori sono risultati che li ha alla fine. Oggi stiamo a Manna, da marzo 2022, abbiamo fatto un anno in questa sede, in città metropolitana, e se devo dire che i risultati non sono quelli che sono stati con questo personale, con questi dirigenti e con queste posizioni organizzative, quindi dotti quasi all'osso, adesso stanno un po' implementando, finalmente, grazie sempre anche al piano istituzionale che ha fatto la città metropolitana, arriveranno un anno di 200 dirigenti. Anche questo significa programmare, anche questo, guardate. E se per caso oggi riusciamo a dire che siamo senza programmazione, guarda, io non me la sento. E dico di più, non ho mai visto, non ho mai sentito qualsiasi tipo di proposta che perveniva da qualsiasi consigliere di mobilità al capo di gabinetto, al vicino di gabinetto, al sottoscritto, interposto verso la sede di Rino. Allora, non posso tornare. C'è un confronto. C'è una discussione. È normale che dare massimo il consiglio di dovuta a queste cose che dobbiamo dire. Perché se non ci diciamo è giusto, è un fatto anche veramente rispetto al mondo, perché il rispetto è anche stare seduto in silenzioso, come dice, in silenzioso, nel senso fiducioso, per capire e ascoltare, perché ascoltare anche questo che in politica significa dare considerazione al mondo politico. Non è che ne esce una faccia. Perché significa un rispetto istituzionale. A questo dico che il rendiconto che oggi andiamo ad approvare ha raggiunto degli obiettivi importanti e quello che non si è raggiunto con la spesa, perché sono state tante difficoltà, ma vi posso dire che dobbiamo affrontare tutte le entrate, tutte le mancate entrate e tutto quello che ci sono state. È un piccolo passaggio su salto, perché non è che ci chiediamo dall'altro. Obiettivo di San Sacra, dove abbiamo fatto anche discussioni, ma non è che sono non sono rimasti, sapere se è quello. La mission del sindaco è stare a fianco ai comuni e cercare di rimanere soggetto comune, perché noi siamo nel pubblico, che non dobbiamo fare interesse di nessuno, non su un gruppo industriale, su un gruppo privato, non ce la può. Noi se riusciamo a tenere la sacra, cioè attorno a 100%. Abbiamo fatto un percorso suggerito da professori, da tutto quello che volevo. A questo siamo arrivati all'indirizzo dove abbiamo detto benissimo. Non è che dobbiamo fare di chi in privato, ma partiamo da soggetti pubblici che hanno sindaco, dei creato che altri sono sempre i nostri comuni, e quindi abbiamo attuato questo tipo di procedimento. La Corte dei Conti siamo là al centro. Ma si faranno delle controdiduzioni in base a quelle controdiduzioni, poi si arriverà a una determinazione in fase di incontro work in progress. L'importante è questo, che la nostra passione, la nostra volontà è quella di rimanere da voi, non ci riusciamo, non lo so, ma questo è l'obiettivo della nostra amministrazione, quindi il messaggio che tu ci hai detto, di tenere la pubblica, e nel momento in cui qualsiasi tipo di atto nel pieno rispetto della legge. Caro Massimo, però ancora non è finita la ragionamento rispetto a questo, quindi perciò siccome il verbo non esiste, ma è una discussione rispetto agli altri che hanno fatto un parere, e mi sembra che il verbo di fatto questa autorità per la concorrenza, si fanno le costruzioni e poi si arriva nel più rispetto alla legge, perché lo devono sapere tutti i cittadini, che non è un problema di aumento totale, non è assolutamente.
a tutti, perdonatemi, guarda come siete scelti. Se tu sei da qualche parte, se ti senti ci sei, se insomma che si dà, fai il bello che ti dico tutto il questo di dire. No, questa è la battuta per me, rispetto alla mia vita. Grazie a tutti per aver intervenuto. Per una replica possibile. Caro vice sindaco, purtroppo capisco che furono, però sulla salta non è proprio così. Se il sindaco Manfredi ti ha detto di lasciare la discussione pubblica, purtroppo non conosce la legge regionale, perché la legge regionale che dà agli enti di governo la possibilità di gestione del servizio di grande rifiuti, già che la legge regionale decide di andare a metà quello. Non lo dice. Proprio eticamente trasparente per un'attività pubblica
amministrativa? Credo proprio di no. Gestendo lo smaltimento delle bombate, che non mi sembra una cosa proprio da mettere in mezzo.
mezzo alla strada, è garantito la stabilità dei costi in un momento di incremento dei costi energetici e dei nodi che hanno fortemente impattato sull'esportazione della spazzatura, perché noi ci dobbiamo ricordare che ancora una volta il 15% non viene dell'indifferenza da fuori Campania. Quindi il ruolo di Santa è un ruolo fondamentale che dobbiamo tutelare, tenendo conto di un principio che, mentre, come tu giustamente hai detto, Napoli ha la sua robustezza, perché ha la Siria, che ha le sue professionalità e la capacità di gestire tutti gli impianti, compresi quelli di Santa, tantissimi piccoli comuni non hanno questa possibilità, e quindi se non vengono garantite una struttura tecnica robusta, alla fine Napoli si salverà e adesso non andrà lontano. Quindi per questo motivo io mi faccio carico, e noi ci dobbiamo far carico, delle esigenze di tutti, non solo delle esigenze di una parte, perché per me sarebbe semplice come sindaco di Napoli, tu qua che sei anche come sindaco di Napoli, io mi prendo un impianto della Sancio, cioè lo gestisco da solo, risolvo il mio problema, lo gioco che succede, e gli altri che fanno? E allora quindi nel ragionamento che noi facciamo, noi dobbiamo avere conto di tutto, quindi questa è una cosa qui che a noi ci sta particolarmente a cuore, con l'idea, perché io su questo ci credo fortemente, che ci sia un controllo della gestione pubblica della parte impiantistica, perché quando si parla dei rifiuti in Campania, Napoli, provincia di Napoli, quello che sono molto attenti. E quindi, visto che proprio prima da te sono venute, diciamo, grande attenzione al tema della legalità, noi dobbiamo essere molto attenti, perché noi sappiamo bene che il primo problema che c'è è i comuni che sono stati sciolti, camorristi in verba e a Napoli e provincia e sono stati legati allo smaltimento dei rifiuti. Quindi questo è un dato di fatto. Quindi noi su questo non possiamo transigere. È stata scelta una strada che è stata concordata con la regione, è stata valorata da tempi molto significativi. Non è andata avanti per una questione di tempi, non per una questione di legittimità. Perché se ci fosse stato il completamento del trasferimento il 31 dicembre, è intervenuta una legge successiva, io ho parlato con parlamentari, con il Parlamento, ci sono stati vari parlamentari che sono intervenuti anche con una modifica, sia della maggioranza di oggi che dell'opposizione. Quindi su questo noi abbiamo fatto un percorso assolutamente trasparente, io sono assolutamente convinto del trasferimento agli altri. Se non si può fare il trasferimento agli altri, se nei comuni si troverà una soluzione, studierei un modo migliore per farlo, con l'obiettivo di garantire il miglior servizio, il servizio gestito in maniera più trasparente e anche economica, perché sono d'accordo, di andare i costi, la gestione dei costi, la anche che sta a una serie di costi propri, che non dovrebbe essere scorporati rispetto al costo della tariffa, questo è il tema, e dovrebbe essere coperti dal governo centrale, perché quelli sono commissariati di Stato che a un certo punto hanno caricato il costo della gestione sulla città metropolitana, che costa da me il costo a come coordinato, quindi questo è un problema del corso. Quindi sicuramente ci confronteremo su tutto, però su alcuni principi generali noi dobbiamo essere molto fermi, anche perché avere una gestione unitaria di Santa garantisce la robustezza del sistema. Se si blocca un impianto, gli altri impianti possono intervenire in soccorso delle città, altrimenti chi è collegato a un solo impianto si perde l'impianto. Quindi questo è un tema che non so, stiamo seguendo, questo seguendo, insomma, risolveremo nel migliore dei modi possibile. Se passiamo al voto, allora astenuti, contrari, favorevoli. Del piano 2023-2025.
Sindaco, è doveroso da parte del Consiglio ringraziare il Collegio dei Rettori per il loro sforzo, perché anche loro sono parte importante della situazione di Veneto. Consiglio, vi ringraziamo per quello che fate. Anche da parte mia, un grande ringraziamento per la concitazione della discussione, grazie, grazie del lavoro, ma anche della riflessività. Grazie. Punto 4. Allora, Sindaco, i consiglieri firmatari di questa mozione, vista appunto dal regolamento, disposto a Domenico, Giuseppe Cecchino, Domenico Mandazzo, Luigi Di Maldi e Massimo Periccia, portano in consiglio metropolitano questa mozione che riguarda l'assunzione di dei dirigenti a tempo determinato, su cui praticamente per arrivare a questo obiettivo sono stati fatti già degli atti, è stato già modificato il regolamento degli uffici dei servizi, è stato praticamente pubblicato un bando di partecipazione preceduto da una manifestazione di interesse in cui sono stati indicati quali sono i requisiti soggettivi che tali professionisti, previsti appunto dall'articolo 110 del testo unico degli enti locali, devono avere per far parte di un
significa per chi? Ha un significato per chi parteciperà, e chi parteciperà dice, ah, io sono un architetto, un ingegnere, cioè sì, ho 5 anni di direzione tecnica delle imprese di costruzione, ho fatto 5 palazzi, ho fatto 3-4 bandine, ho fatto qualche negozio di arredamento, ho anche partecipato al progetto. Grazie a tutti.
difesa della Spagna. Poi vedremo, ma con sudito, ma vedremo chi sono i tre eletti, i tre esaminati che avranno questa grande competenza per avere questo ruolo. Questo è quello che noi vorremmo vedere, speriamo di vedere profili di alta specializzazione. Poi c'è anche un discorso poco ipocrita che io faccio, lo faccio a nome del mio personale convincimento. C'è, e l'ho detto anche nel mio intervento sul consultivo, c'è poca conflittualità positiva, perché la conflittualità tra la politica e chi deve mettere in atto l'azione politica ci deve essere sempre. È il sale di un ottimo rapporto, di confronto. Se invece io dico tu fai questo, e lui dice io questo non lo faccio e non c'è un confronto, può darsi che ci sia un'esigenza di cambiare di agenda. Attenzione, molto spesso capita che 110 sta alla prima, ci sono 23 anni di giurisprudenza su 110, questi famosi 3 anni che praticamente vengono questi professionisti esterni a fare quello che praticamente devono fare. Con questo non voglio attaccare la politica, non è mia intenzione dire che questa politica ha un'esigenza di fare i 110 ed è colpevole di questa esigenza, perché la colpa va sempre, secondo la mia lettura, va sempre condivisa. Ma se ho detto al sindaco Manfredi precedentemente, e lo dico anche al vice sindaco, se questo rapporto con il dirigente non è di fiducia, non è di indirizzo politico, e c'è la paura che il dirigente possa ascoltare l'atto di indirizzo magari di qualche precedente azione politica, questo non ci sta, questo non è un problema. Perché troppo presto il tempo per dire qual è l'indirizzo. È inutile che il sindaco Cimino mi dice ah, questo è legge della programmazione. Dire che la città per cui la sta programmando è una cosa che io non posso ascoltare. Cioè, purtroppo il sindaco Cimino è quello che qua mi fermo, la mozione e l'assunzione del tempo determinato di tre dirigenti è la prova della mancanza di programmazione e della mancanza di dialogo politico-amministrativo e di sano confronto fra i dirigenti e questa azione politica. Io credo che con tre dirigenti non si miglioreranno le performance, perché non posso arrivare a 1000, perché se le performance sono a 100 non penso dove arriveranno le performance, a 1000 non si arriveranno. A me ne ricordo quello di votazione, non da scelta a tutti, anche se sono chance. I dirigenti che verranno dovremmo vedere richieste e concorsi, io come Presidente della Commissione della Trasparenza e della Solidarietà dovrò essere presente ai colloqui, vorrò avere possibile, se possibile, anche la modalità di criterio con cui verranno espletate le modalità di questo colloquio, parte, quindi lei mi dirà quale sarà il metodo che utilizzerà qualità di sanitario generale per fare questo tipo di, per penso che questo sia possibile ottenerlo, almeno diciamo nella modalità, quindi devo cominciare a vedere quello che fare, ma la modalità come si svolgeranno le valutazioni, sperando che questi tre dirigenti poi alla fine saranno poi questo profilo di alta specializzazione. Però dubitiamo molto che questa sia un'azione che rende più efficace e più efficiente l'attività amministrativa, che secondo me, visto che sono dei dirigenti che faranno l'ordinario, l'ordinario è assolutamente
pessimismo dagli attuali dipendenti. Allora, penso che non condivido neanche una parte. Non è così precisa. Pretendo che un zero scende sulla mozione che ha parlato a nome di tutti i consiglieri firmatari della mozione, parla di cosa? Innanzitutto, di che cosa parla partendo dal tema? Servono o non servono? Servono o non servono altri tre dirigenti? A me mi risulta che i tre dirigenti fanno parte della dotazione organica, perché stiamo parlando solo ed esclusivamente delle direzioni che oggi ad ora, nonostante lo sforzo che stanno facendo, sono adibite. Stanno parlando di del compito di altre direzioni, stiamo parlando di direzioni che sta nel ruolo. Il 110, guardate, se un po' del 9, stiamo parlando del compito 1 e non del compito 2. Noi stiamo parlando di chi, di direzioni che sono, esistono, non le abbiamo fatte loro, le abbiamo trovate, sono lì, fatte dalla recente amministrazione e stanno sotto il campo. E non è che stiamo prendendo un dirigente, non lo vogliamo, è stato fatto anche un interpello per dire cari dirigenti, ma qualcuno di voi vuole andare a ricoprire quello che noi dobbiamo mettere a bando? E scusate se ve lo dico, perché addirittura qualcuno mi diceva a suo tempo che noi lo dobbiamo chiedere prima a tutti le posizioni operarie e dare i colletti, ma non è possibile. O il 110 è una cultura, scherzavamo io così. Che ne abbiamo fatto a divinità di articolo 110 dei nostri comuni, perché alla fine noi dobbiamo fare prima la verifica sia all'interno, lo dice la norma, non lo diciamo noi, se dobbiamo fare la verifica all'interno se ci sono già posizioni per funzionare o dirigenti che possono ricoprire, non metto niente, non è che stiamo facendo asfissi e non è che devo andare a fare l'ordinario, devo andare a fare quello che noi stiamo dicendo, gli obiettivi che stanno facendo quelli attuali, perché mi sembra che altrimenti quelle direzioni che stanno avendo hanno l'interesse che stiamo facendo ordinare. E non è proprio così. E così dire, scusate, io non forse perché mi limito alle mie poche competenze, perché la Commissione Trasparenza è una cosa. Così è una cosa. E tutti i leader del settore è una cosa. Mi sembra che allora stiamo scoprendo l'acqua calda e quello che noi, questo statuto della città metropolitana, non l'abbiamo modificato noi, ma bensì stiamo parlando della miriade di sindaci che sono venuti in questa aula, perché la modifica dello statuto del sindaco Manfredi ha fatto una convocazione, cosa mai fatta, gli altri sindaci non hanno mai raggiunto, perché il caro consigliere Cirillo, mio omonimo, se ti ricordi bene, quando facevamo le conferenze, facciamo le conferenze di comunità 1 e 8, 9 e 10, perché poi il consiglio può essere tutti i poteri passando al consiglio, non vuole andare alla conferenza. Cosa diversa per lo statuto? Una volta abbiamo raggiunto il colpo massimo, anzi abbondantemente, e insieme abbiamo deciso che è giusto, perché era lo statuto della città metropolitana che non lo prevedeva quando la legge lo prevede. Tutti i comuni lo fanno. Non ho capito la motivazione qual è, che oggi mi sembra che noi dobbiamo fare il terzo grado. Guarda, se è qualcosa di illegittimo, allora va alla sanz. Ma se non è così, e vi posso capire che non è così, e mi sembra che ci sia un obiettivo diverso rispetto a quello che è, noi applichiamo la norma, applichiamo la legge, tra tante persone interne e esterne che vengono i migliori professionisti, si farà tutto questo. Del burocratico normale, se devo decidere perché sapete benissimo come funziona l'articolo 110, basta, e dobbiamo lavorare. Invece mi sembra che questo tipo di azione, mi sembra che cosa stiamo cercando di buttare su questo territorio, cosa che non funziona assolutamente, funziona, e mai che contro un dirigente o contro qualche altro dirigente mi sembra che ci sia un qualcosa, assolutamente nulla, o qualcuno vorrebbe presentare, non è così, che non
penso che qualcuno stia facendo il caso per cercare di portare qualcuno. Non è così. Il sindaco è autonomo, fa le sue scelte, fa quello che deve fare. Ma l'ha fatto al comune di Asti, quanti centri ce l'hai fatto? 35 centri. Cosa stanno a fare? Preparare che si manca stanno a fare. A capite fatto che fatto più simile nel 4. Io questo ve lo voglio dire. Anzi, questa quando hai fatto l'asta, ha fatto 6, quindi mi viene sempre più grato. Stiamo parlando di questo. Allora, se per caso c'è un'obiezione, poi, perdonami, non se non ci conosco, penso la tua, ma di quella domandina, quella, guardate, io non bisognerei, se lo facevano a me, guardate, non è quella da qualsiasi tipo di ragionare, almeno per quanto mi riguarda per le mie conoscenze, però, questo lo pago qui, io dico che sotto il punto di vista, rispetto alla mozione della discussione, noi non abbiamo fatto A, modificare lo statuto. E l'abbiamo fatto, non l'ha fatto la conferenza metropolitana. Stiamo parlando di 3 dirigenti che stanno all'interno, stiamo coprendo quelle direzioni all'interno, sapendo che fra poco ci sono altri direzionamenti, e il problema oggettivo è proprio di raggiungere gli obiettivi. Sapete sul bando della forestazione? Pasquale, bando della forestazione, bando della forestazione, dove nel bando della forestazione che tu stai lavorando anche per la direzione ambientale, perché abbiamo ancora il dirigente dell'ambiente che purtroppo adesso va in pensione. Cioè ci sono un accavallamento di tante, invece no, non possiamo prendere, arriveranno fra poco 200 dipendenti grazie al piano assunzionale. Ma scusate, ma stiamo parlando veramente che questa macchina stia incrementando dal punto di vista della migliore risorsa, che è quella umana, e adesso ci dobbiamo limitare per 1, 2 o 3, quando quelli là sono previsti già dall'attuale bisogno. Poi logicamente se saranno fatti i percorsi, tutto quello che vorrei fare è per l'amor di Dio, ma stiamo parlando di questo, non è che stiamo parlando di altro. E quindi, secondo il mio punto di vista, a parte che la nazione non so se deve essere portata al posto, io la posso, quello che sì, ma alla fine rispetto a questi due minuti. Qualcuno potrà dire no, ma i prezzi fanno riferimento al
pensiero di questa comunità, lasciando così una teoria se solo si modifica lo scopo, penso di altri. Per cui, gli avevo preannunciato un ricorso al TAR, la potenzialità di un ricorso al TAR attraverso quella modifica, perlomeno non produttiva di effetti dello statuto di città metropolitana, che avevo preannunciato un po' decido di collaborazione perché l'intervento dovrebbe essere, torniamo di nuovo a sede dell'ordinanza, dovrebbe essere, torniamo di nuovo in consiglio metropolitano, votiamo con la maggioranza di due terzi, quindi avrei solo messo un po' di, diciamo, di procedura davanti ai ragionamenti, però queste collaborazioni, queste succedenti, queste strutture abbiamo avuto, no? Ma la composta storia, innanzitutto quello che dico, no? È il profilo legislativo di questa modifica che non piace, perché ovviamente l'ente metropolitano, questo non dipende né dal Consiglio, né dal Presidente, né da Gaetano, né da nessuno di voi, è il profilo della legge. Se noi siamo, e lo ripeto fino alla nota, un organo di eletto di secondo livello, poi ci arroviamo dei poteri come se fossero un'elezione diretta. E il potere di 110 è previsto, ma messo in contrappeso, in correlazione con la nostra, diciamo, la nostra elezione, il nostro potere potrebbe avere dei profili di costituzionalità, potrebbe avere dei profili. Immagino, faccio un esempio, che magari un dirigente, non quello presente, ma anche un altro modo, potrebbe impugnare questo bando, potrebbe impugnare la nomina, io ovviamente perdo un interesse, perdo la potenzialità di essere lui un individuato, e potremmo arrivare fino alla costituzionale e aver perso di nuovo lo stesso tempo che abbiamo perso in sala, perché potrei dire, ha detto di quello che ha detto Gaetano, stimabilissimo e giustificatissimo, la sala deve stare pubblica, di condizioni è messa passata un po' di interessante. Però è chiaro e evidente che noi siamo andati, caro sindaco Monti, il Consiglio metropolitano, dopo quindi è lì che il Consiglio non ha compreso che ormai, cioè, stavamo percorrendo una strada perlomeno difficoltosa. Quando ha sottolineato... c'è stata una roba, poi sì, sono fatti interpretati bene. Però come è? Infatti noi abbiamo interpretato bene e il Consiglio per un tanto, se oggi il Parlamento della Corte dei Conti e l'Arcicomi Area ci surroga le nostre ragioni. Però io voglio dire questo, quello che preoccupa un amministratore attento come il sottoscritto è il dover mettere in campo delle procedure rispettatissime. Io sono innamorato del 110, perché ovviamente in quel momento l'indirizzo e il rapporto fiduciario può portare a realizzare veramente a compimento qual è l'indirizzo politico. Però mi preoccupa che in un ente di secondo di livello, così come questo, ci mette sempre a rischio di qualsiasi tipo di ricorso che anche un dipendente che potenzialmente poteva aspirare a una posizione del genere ci ha portato fino a dove aver fatto una procedura che poi si appesantisce. Questa è la posizione mia e credo di Forza Italia, per cui abbiamo condiviso con Procedino l'aspetto formale della storia. Chiaramente, con un libro di franchezza, sono convinto che il sindaco del Manfredi sceglierà le migliori energie che la città metropolitana, anche la città metropolitana, può attingere. Sono convintissimo su questo. L'unico sbaglio che ha fatto su me, ma tu hai ancora. Grazie signora. Mi ripeto che se è un piacere ascoltare la mia voce prima, però
Scusa, posso non dirlo di interrompere, se ne che alle 15 c'è il comitato di sicurezza in prefettura, non è scritto il prefetto, che si collega nei ministri, proprio nelle cose, quindi no, dunque continuare, però vi devo lasciare, poi lascio al vice sindaco, no, che si collega nei ministri in diretta, vediamo solo questo. Sindaco, grazie. Gracias.
da parte del gruppo Progressista e Riformista la massima fiducia e stima di rapporti di dirigenti e di tutto il personale della Università Metropolitana. Che ricordo a me stesso, ma ricordo a tutti quanti, che ho avuto modo di conoscere, che il livello di preparazione e di capacità è un livello mai visto prima, che facciamo in Piglia a tutte le città metropolitane, per conoscenza, per esperienza e per capacità. Voi siete un modello perfetto di una pubblica amministrazione. E tutto quello che realizziamo e facciamo lo fate in interesse esclusivo di territorio. Guardate, là c'è stata la scuola di territorio. È una di quelle persone che all'inizio abbiamo indicato, per esempio. Io no. Ci siamo anche peccati, ma in modo costruttivo. Però gli dico anche è il vestibolo di ogni fondamento, questo è un portato.
vero che non è più come lo sparo, sono 4, 5, 2, abbiamo fossioni funzionali con i dirigenti. Però più è uno, che quello dei dirigenti, è l'esattivo 110, è nominato di una persona, quindi con rapporto di fiducia che hanno. Sì. Quindi il fatto è questo per quale erano nominati. Perché c'è un rapporto diretto di fiducia. Questo significa che non c'è un rapporto diretto di fiducia con i dirigenti del quale. Non lo so, c'è, però se sta un'altra cosa, vuol dire quello. Sulla questione dell'alta specializzazione, prima lasciamo andare Beppe Nocerino, che è previsto soltanto ed esclusivamente che abbia presente centralità anche presso un'impresa privata. E non sappiamo se queste persone hanno mai fatto lavori pubblici. Cioè, se noi vediamo il nostro, tra virgolette, ultimo dipendente, come categoria, non per offendere, ma hanno fatto sicuramente per fuori di appalti pubblici e hanno seguito tantissimi lavori pubblici che come città metropolitana hanno fatto e stanno facendo in questi anni. Quindi questo è il dato. Il motivo è che il centro di ricerca non c'è più di persone di fiducia del settore. Ok. Sono altri interventi, chiusa la discussione, passiamo al punto successivo. Va bene, passiamo al punto successivo. Punto 5. Piano strategico generale della città metropolitana di Napoli. Approvazione e aggiornamento annuale 2022. La parola a consigliere Caiazzo. E proprio risultati importanti
io mi fino a questo momento, attraverso il piano strategico, ci propone una serie di riflessioni su come essere all'altezza della crisi del futuro e lo sviluppo cimento e scenderanno di fronte una sfida che accettiamo e che vogliamo tramandare infatti atti partecipati dalla considerazione di tutti i nostri dal contesto in cui viviamo e dalle sue evoluzioni non sempre possibile. Come ad esempio l'aumento dei costi dei materiali, fattore non di conto rispetto al finanziamento degli interventi. Ecco perché i comuni che hanno già avviato le procedure potranno smettere a livello locale anche un po' avanzo legato al finanziamento dell'opera. Con la programmazione 2022-2024 attraverso il gruppo occupato con l'operazione del Consiglio metropolitano il 2 agosto 2022, la città metropolitana si propone di modificare e integrare la concezione professionale e programmare la figura attuale, dando spazio dei comuni con risorse finanziarie nell'ambito del bilancio pluriennale, prevedendo l'impiego diretto delle risorse per la realizzazione di interventi strategici in accordo con i comuni dell'area metropolitana con finanziamenti di conto capitale allo scopo di avviare una pianificazione strategica efficace con un respiro di medio e lungo periodo. Successivamente, e in linea con gli indirizzi programmatici, l'amministrazione ha contribuito ad adottare delle linee guida per la predisposizione del piano strategico 2022-2024. E con la deliberazione del Consiglio metropolitano del 30/11/2022 si è proceduto ad approvare le linee di indirizzo per la predisposizione del nuovo piano strategico. Ovviamente è inutile sottolineare che dopo questa discussione, dopo la presentazione di atti economici necessari, sarà compito di questa amministrazione aprire una fase quale partecipare al confronto con i territori e con le istituzioni metropolitane affinché il nuovo piano strategico rappresenti un contenitore omogeneo capace però di contenere le migliori istanze legate allo sviluppo della realtà locale, un percorso di partecipazione, di condivisione di scelte e espressione di quella che io chiamo la buona politica. Alla base di una buona amministrazione ci sono sempre indirizzi di qualità dettati dalla politica che ha dovere, soprattutto quando si parla di programmazione di sviluppo, di adempiere a proprio loro competenza, attenzione e capacità di fare sintesi. Oggi siamo in quest'anno una nuova sfida legata allo sviluppo, sapendo che ci guardano con attenzione e consapevoli che dalle nostre scelte dipende la qualità della vita presente e futura delle nostre comunità. Ci dimostreremo di dare la sindaco Bonfetti ancora una volta all'altezza del compito. Grazie. Ringraziamo il consigliere Gaiazzo, chi chiede la parola? La parola del consigliere Cipro. Io chiedo al consigliere la parola, quali sono gli aggiornamenti? Allora, Pasquale, mi raccomando solo che qualche volta la parte aggiornata.
Naturalmente sono quelli che naturalmente il Consiglio già ha approvato, sono quelli che radicano tutte le relazioni di bilancio che abbiamo avuto, in particolare mi riferisco all'ASA, diciamo, appunto cancellore metropolitano che abbiamo approvato da novembre dell'anno scorso, e ovviamente non poteva essere inserito all'interno del passo personalmente anche per le riunioni della conferenza
Adesso io dai giapponi lui, so che sei un po' stanco, vedo. Allora, le persone di stile state, l'attenzione che fa un po' forte più alta, a tutti i si compone di sole e di quelli del tempo, tre piove, grigie e tre pagane, andate chiaramente in appanno e ricercare i tempi, procedimenti e diversi di competenze, in cui ci sono tutti i mezzi, procedere, quindi io ho un rispetto. Su questo devo fare un punto. E la distribuzione di partizione del personale è andata dalla comunità. Nella situazione di questo personale, e anche se da diversi mesi ho fatto richiesta, atti di dovere, ma tutt'oggi la mia richiesta è rimasta evasa, non è stata presa in considerazione. E questo non va bene, perché lo sforzo che abbiamo fatto e hanno fatto veramente i dirigenti, i funzionari e i dirigenti del protocollo, perciò io ai chiunque, è notevole, perché consideriamo che dal 2020 anche la oggi ho potuto sperimentare che si vanno a dare qualche provvedimento a proprietà di parcelle giuridiche destinatari, in ampia Europa, ma l'attenzione incide profondamente sul tessuto produttivo del territorio. Silenzia l'applicazione per l'esercizio di strutture di scuola pubblica, a quella per l'esercizio di insegnanti sempre delle scuole pubbliche, è stata recentemente portata a termine la sessione di abitazione fortemente sentita dal settore che raccontava di possibilità di operare in assenza di questi portali di cura professionale. Bene, sono state abilitate 74 insegnanti e 33 istruttori. Sempre in mano delle pubbliche attività esami di abilitazione professionale, accesso alla professione del trasportatore sono stati di medici, a fare le condizioni degli interessi di amministrazione con prossimo dato esame, quindi dal 5, 7, 9 giugno 2023, ci saranno 175 unità di esaminati. Accesso alla professione del giocatore su strada per gli altri 120 istanze da esaminare. Consumenti della circolazione dei mezzi di trasporto, circa 170 istanze da esaminare. L'obiettivo è quello di fissare le sessioni di esame in maniera non unita e soddisfatta per gli esseri utenti. E questo, come tutti sapete, c'è un tipo personale, purtroppo non lo fa. Quindi io ringrazio di nuovo la direzione del trasporto che si per il sacrificio che sicuro che sta sfruttando, perché su un impulso loro stanno producendo l'organizzazione a non finire. Addirittura però abbiamo un numero che si è anche esagerato, bene che hanno fatto. Rilascio un'attenzione di vicinanza agli studi di consulenza della circolazione dei mezzi di trasporto. Istruttoria per l'istituzione di atti e provvedimenti attinenti agli studi di consulenza con la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Gestione delle contenziose nonché programmazione e regolaggio dell'attività di importanza. Rilascia aggiornamento di essere individuali con la prodotta di studi di consulenza dell'accesso agli uffici dell'organizzazione civica, utenza circa 600 centri di revisione. Questo è il numero importante che andremo a leggere. Rilascia licenze di vigilanza o trasporto di merce per conto proprio. Come volte per curare i possessi cava ritenendo dei requisiti soggettivi e soggettivi, tecnico personale e amministrativi, richiesti dalla legge e dalle norme, ai fini del proseguimento della licenza del trasporto in quello proprio. Rilascio di licenza, pubblicare di licenza, deve sostituire delle stesse per tale attività nell'anno 2022, cioè nel momento in cui io ho avuto l'onore di avere questa legge, sono stati istruiti e rilasciati complessivamente 800 pratiche. Di questo enorme lavoro che hanno fatto tutta la direzione, io personalmente dico grazie. Centro di revisione. Gestione amministrativa delle istanze presentate dalle imprese che formano l'intento di molte attività di revisione dei veicoli a motore avente massimo versivo di 5 tonnellate, ovvero veicoli di 16 posti, compresi conducendo un bicicile e riconoscibili ai sensi dell'articolo 80,8 del decreto legislativo 30 aprile 1985, nuovo codice della strada, con il rilascio della prevista autorizzazione e la gestione della stessa all'interno del portale ministeriale. Verifica della permanenza della questione dell'associazione della terza, quando meritamente. Verifica della permanenza nel tempo delle requisite e la gestione delle
vigilanza di aprire procedimenti per contenziosi e sanzionatori, utenza, circa 150 centri di revisione sul territorio. Auto scuole e centri di istruzione non fisica, vigilanza tecnica di istituto da scuole e centri di istruzione non fisica, verifica della qualità formale della segnalazione e certificato di iniziativa alla prospetta circa della documentazione a coprire della sussistenza dei supposti del Consiglio di vista della vigente normativa relativa ai dipendenti personale e ai locali accessi dell'attività, nonché per i procedimenti afferenti al procedimento del disabile, ai andamenti compagni societari e ai riferimenti di sé. Istruttore ai fini delle nascite dei signori insegnanti di teorie e strutture di guida di avvocato e centri di istruzione robustissima e destinata per l'accesso ai contenuti e registrati. Minimazione dei registri di scritti, programmazione ed esecuzione di liste effettive, preventive e successive per essere attività organizzate, queste ultime limitate a causa della carenza di personale, le contenzioni su procedimenti e provvedimenti sanzionatori, circa 160 per ciascuno dei 10 tipi di istruzione, poi nove, e con questo finiamo, vigilanza tecnica amministrativa sulle scuole nove, verifica della regolarità formale della scia, della documentazione a coprire tra la sussistenza dei presupposti e delle requisiti previste dalla legge normativa, per i richiedenti e il personale, certamente la prefettura di porto è realmente competente, per i locali e le dotazioni urgenti dell'attività, il procedimento effetto e riferimento complesso aziendale e andamento di compagni societari, per il bene di sé come della variazione del personale, verifica periodica dei requisiti della struttura necessaria del progetto.
Punto 13, tutti sì. Immediata esclusività, tutti sì. Punto 14, tutti sì. Avanti. Immediata esclusività, tutti sì. Punto 15, tutti sì. Immediata esclusività, tutti sì. Punto 16, tutti sì. Immediata esclusività, tutti sì. Punto 17, tutti sì. Immediata esclusività, tutti sì. Punto 18, tutti sì. Immediata esclusività, tutti sì. Punto 19, tutti sì. Immediata esclusività, tutti sì. Punto 20, tutti sì. Immediata esclusività, tutti sì. Ingegnere. Punto 21, tutti sì. Immediata esclusività, tutti sì. Punto 22, tutti sì. Immediata esclusività, tutti sì. Punto 23, tutti sì. Immediata esclusività, tutti sì. Punto 24, tutti sì. Immediata esclusività, tutti sì. Punto 25, tutti sì. Immediata esclusività, tutti sì. Punto 26, tutti sì. Immediata esclusività, tutti sì. Signori, avete ragione. Affermarci. La seduta è chiusa alle 15:30.